Buon pomeriggio ragazze, make-up e outfit per un sabato pomeriggio sostanzialmente in famiglia, perché mia mamma ci porta tutti a teatro e con tutti intendo me, mia sorella, una mia cugina, le mie zie, non so bene quanti saremo, so solo che alle 3 devo essere lì fuori e quando mamma ordina si corre. Ho realizzato questo trucco molto velocemente in circa 10 minuti e principalmente perché volevo provare questa confezione regalo, la definirei più che palette di puro bio. Questa palette confezione si chiama Desert Dream, ve la faccio vedere meglio perché non ve l'ho fatta vedere molto bene. All'interno abbiamo quattro ombretti, questo si può usare anche come illuminante, un pennellino, io l'ho usato per sfumare, una matita nera e un mascara. Allora, nelle istruzioni, peraltro, c'era scritto di usare il rosa come illuminante. Perché no? Proviamo subito. Vi racconto però il trucco passo passo perché ne ho approfittato per utilizzare tutti i prodotti puro bio, visto che volevo provare quelli nuovi. Allora, foundation, compact foundation, quello che uso io, il colore 02. La cipria compatta di puro bio mi piace molto, questa è la numero 02. Poi, io ho questa palette magnetica, eccola qui. Ho utilizzato la Terra 03, bene, e il blush 02, questo qui sotto, quindi Terra 03 blush 02. Dopodiché mascara, non ho usato quello della scatolina, lo voglio tenere da parte perché essendo quella mini size mi può essere utile per quando vado in giro. Ho utilizzato il color nero del Glorious Mascara Volumizer Ultra Black, che non mi piace molto, secondo me è già un po' seccolino, lo metterò via. Dopodiché ho una lip tint matte finish e questa è la 03. Mi avvicino un po' per il trucco occhi, ho utilizzato tutti i colori, il bianco qui sotto e all'interno dell'occhio, poi ho steso su tutto l'occhio il colore marrone, ho tamponato il rosa, sfumato con il viola all'attaccatura delle ciglia superiori e inferiori e poi ho anche passato la matita nera che ho sfumato con il pennellino in dotazione nella confezione. Quindi ho utilizzato praticamente tutto quanto e questo è il risultato. Mi sono tenuta tutto sommato abbastanza leggera proprio perché sono le 2 del pomeriggio, io sto andando a teatro di pomeriggio, non volevo fare niente di esagerato, però ecco comunque un trucco elegante e tra l'altro i colori sono in tinta con l'abbigliamento di oggi che vi farò vedere fra pochissimi secondi, ovvero adesso, tac! Allora ho un pantalone culotte, penso si chiamino, adesso penso di mettere la maglia dentro, adesso devo rifletterci un attimo. Ho quei pantaloni che sono un po' corti, tipo alla caviglia e larghi, marca Floresa. Sopra ho messo questa magliettina di Zara, collo tondo, manica a 3/4. Secondo me il focus del look sta nella cintura e nelle scarpe che fra un po' vedrete. Allora, questa cintura qui è del marchio Dixie e l'ho comprata da Zona Franca, quel negozio di Pinerolo dove vi dico che tutte le volte che vado mi comprerei qualsiasi cosa. La particolarità di questa cintura, allora vi faccio vedere com'è praticamente, è di queste fatte a corsetto, obi, tipo giapponese, insomma queste fasce qui. Faccio il giro, faccio il fiocco. Non so se voi siete abbastanza sveglie, io non me ne ero accorta. Comunque è fatta con delle cravatte, quindi sono più cravatte cucite insieme. L'effetto mi piaceva tantissimo e stanno molto molto bene con gli stivaletti alla caviglia che vi farò vedere fra adesso. Ed eccoli qui, stivalettini in velluto di Steve Madden. Questi li ho presi su Zalando, se non sbaglio, quest'anno vanno molto, li vedete dappertutto, credo, questi stivalettini in velluto, ci sono di tantissimi colori. Io li ho abbinati a questo pantalone corto in modo che proprio la scarpa si veda, stanno anche bene secondo me con quei jeans smoscettoni che ho preso, creano un bel contrasto, comunque mi piacciono e sono veramente super intonati con la cintura. Quindi ho optato per un total black e questi dettagli sul borgogna. Harry, se ti sposti con quelle unghiette dall'iPad, mi fai una cortesia? Ok. Vado ad asciugare ancora per qualche minuto i capelli perché qui dietro e qui sopra sono ancora un po' bagnati. Dopodiché torno e vi faccio vedere la borsetta, che è un color malva, che è appunto intonata alla cintura, e un cappottino nero molto semplice di Zara, ma ve li faccio vedere fra un pochettino, poco prima di uscire. Per adesso vi saluto. Ciao.
Rieccomi, sto uscendo. Questo è il cappottino scelto. È un cappottino, questa è la borsettina. L'avete già vista altre volte? Me l'ha regalata mia zia a un Natale di qualche anno fa. Questo cappottino di Zara mi piace perché ha il collo avvolgente e alto, quindi quando metto questo cappotto posso anche, se non è sera, posso anche saltare la sciarpa. E poi è corto e lo metto per l'appunto quando mi piace far vedere che cosa ho sotto. Allora, tipo oggi che ho un pantalone un po' particolarino, larghino, che mi piace, metto quello corto, altrimenti metto i cappottini un po' più lunghi. Ecco, questa è la lunghezza. C'è anche da dire che l'altro cappotto che ho, nero, ha un collo molto importante e molto elegante, quindi ecco, lo metto onestamente molto poco, forse non ve l'ho mai fatto vedere. L'altro mio cappotto nero me l'ha regalato mia cugina per i miei 30 anni, quindi ha già un tot di anni. Ecco, ma è stupendo. Una volta che faccio un outfit o super sportivo da sdrammatizzare o proprio da sera, ve lo faccio vedere perché è spettacolare. Super collo, tutto da prima alla scala, tipo. Vabbè, comunque, io vado a godermi questo pomeriggio a teatro con la mia famiglia. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao.